Vivere, in cosa, di cosa vi occupate, come siete organizzati? Allora, è un'associazione che è nata tra pazienti e alcuni componenti, come vedete, del corpo infermieristico, anzi, diciamo il vertice, per far sì che i pazienti oncologici abbiano un ambiente in cui trovarsi bene subito dopo o subito prima della terapia. Questa era la stanza deputata alla osservazione post-terapia. Ed era una stanza non dotata di determinati, diciamo, elementi Conforto. di comfort, tipo poltrone, tipo libreria, eccetera. E siamo nati così quasi per scherzo. Abbiamo iniziato a mettere i nostri volti su un calendario, le somme che abbiamo ricavato dall'associazione, dalla vendita di questi calendari sono state impiegate per dotare tutte le stanze di infusione di terapia di porta computer, di poltrone speciali per le. Il reparto è stato dotato appunto di alcuni strumenti che servono soprattutto per le persone che ci lavorano e quindi contemporaneamente portano comfort ai pazienti, di un carrello per la distribuzione delle vivande. Abbiamo ancora del denaro disponibile con il quale stiamo cercando di portare avanti delle altre iniziative, tipo ad esempio, appunto collegato a questa stanza, una delle iniziative che avremmo voluto porre in essere era quella di dotare il reparto di un particolare impianto di videosorveglianza in modo che sia i dati sensibili, sia i farmaci di estremo valore che sono all'interno fossero adeguatamente tutelati. Il Casinò ha collaborato sin dall'inizio con noi, sin dal momento in cui abbiamo posto in circolo i calendari e subito dopo quell'evento ci ha fornito un televisore che è piazzato nell'altra sala a disposizione dei pazienti e un computer che verrà poi messo a disposizione qui con la rete wifi per chi ne ha bisogno. Oggi siamo qui per l'inaugurazione, possiamo Oggi definirla così, siamo qui. di una stanza che sembra piccola come spazi, ma in realtà poi è molto importante dal punto di vista appunto anche dell'accoglienza. È una stanza ricavata da un antro che avevamo qui in questa sala d'aspetto. È una stanza dove all'interno abbiamo posizionato un computer, il computer dove i medici visualizzano le lastre. Proprio abbiamo cercato di chiudere le porte perché mesi fa, cioè, avevamo subito un furto, avevano portato via sia il case che un altro schermo e quindi cerchiamo di ovviare a questo chiudendo tutto a chiave. Speriamo che Anche una funzioni. questione di privacy per chi Ah, e viene soprattutto di utilizzato. privacy perché il medico può controllare, non ha problemi quando ci sono i pazienti qui nella stanza di attesa a poter visionare tranquillamente le lastre. Perfetto.